Amen. Vogliamo aprire le nostre Bibbie al Salmo 92 mentre ci alziamo in piedi. Salmo 92. È bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi, o Altissimo. Proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte. Sulla lira 10 corde, sulla cetra, con la melodia dell'arpa, poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, o Signore. Io canto di gioia per le opere delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, o Signore, come sono profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non conosce e lo stolto non intende questo. Che gli empi germogliano come l'erba e che tutti i malfattori fioriscono per essere distrutti in eterno. Ma tu, o Signore, siedi per sempre in alto, poiché ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno e i malfattori saranno dispersi. Ma tu mi dai la forza del bufalo, io sono cosparso d'olio fresco. I miei occhi hanno visto la rovina di quelli che mi insidiano, il mio orecchio ha udito la disfatta dei malvagi che si avventano contro di me. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti per annunciare che il Signore è giusto, Egli è la mia rocca e non v'è ingiustizia in Lui. Amen. Potete accomodarvi, fratelli e sorelle. Credo che, come il salmista, anche noi all'unisono ci accostiamo al Signore con grande piacere per celebrare le lodi, per celebrare il nostro Dio, perché Egli è degno, perché tanto bene Egli ha fatto all'anima nostra. E il Signore ci rallegra con le sue meraviglie. Il Signore ci permette di accostarci a Lui con gioia. Amen. Certo, la gioia non deriva sempre dalle situazioni che stiamo vivendo dal punto di vista naturale delle cose, ma la gioia ci arriva direttamente dal Signore per mezzo del suo Spirito che abita nei nostri cuori. Lo Spirito Santo opera, porta del frutto nei nostri cuori, e una parte del frutto dello Spirito è proprio la gioia. E vogliamo sempre davvero accostarci al Signore, perché un cuore grato, quando si accosta al Signore, quando deve dichiarare parole di gratitudine al Signore, è giusto che lo faccia con un cuore allegro, con un cuore gioioso. Amen. Il Signore ha fatto del bene all'anima nostra. Forse mi aspetto, ci aspettiamo un altro comportamento da chi non ha conosciuto il Signore, e sicuramente da loro non mi aspetto, e so che non ci può essere una vera gratitudine, non comprendono, non capiscono quello che Dio è, quello che Dio ha fatto nell'anima nostra e può fare nell'anima loro. Il Signore ci ha salvati, fratelli e sorelle, da un'eterna condanna. Per questo noi sempre vogliamo accostarci a Lui per ringraziarlo, per gioire alla sua presenza. C'è un'espressione che in modo particolare in questo salmo voglio condividere con voi, ed è, la troviamo tra il verso 13 e il verso 14 di questo salmo.
Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti. Amen. Non so se in qualche frangente ci siamo sentiti un po' inariditi, un po' fermi. Non so se in qualche situazione della nostra vita, forse proprio in questo periodo, in questi momenti, stiamo vivendo una condizione simile dal punto di vista spirituale, una certa aridità. E probabilmente questa aridità, questa situazione, questa consapevolezza di non essere in grado di poter portare del buon frutto alla gloria del Signore può dipendere da circostanze anche esterne a noi, a volte anche dai limiti imposti dalla nostra età. Più si va avanti, più si avvicina alla vecchiaia, diminuiscono le forze. Mentre entravamo in questo locale, un fratello ci salutava dicendoci a me e mia moglie, pace giovani. È bello quando qualcuno ci accoglie in questo modo, vero? Quando qualcuno ci vede ancora giovani. Altra cosa sarebbe stata se ci avesse detto pace vecchi. È vero? Perché non ci piace sentirci vecchi. Vorremmo essere eternamente giovani, vorremmo sentirci dire che siamo giovani. Ma credo che il credente debba maturare questa consapevolezza che in qualsiasi fascia di età ci troviamo. Noi possiamo continuare a portare del buon frutto alla gloria del Signore. Amen. La Chiesa, il popolo di Dio, è un popolo meraviglioso perché a differenza di quelli del mondo, la Chiesa è un luogo dove si incontrano le età. Amen. E possiamo vedere come in chiesa si loda il Signore, ci sono nipoti, genitori, nonni, zii, o magari non propriamente dei parenti, ma credenti, persone di diverse età, che lodano e glorificano il Signore. E il Signore opera nel più piccolo, nel più grande. Amen. Per il Signore non ci sono limiti, non ci sono impedimenti, neanche di natura fisica, per portare avanti l'opera sua. Nel Salmo 22, verso 10, e nel Salmo 71, verso 6, così si esprime il salmista: a te fui affidato fin dalla mia nascita. Tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Tu sei stato il mio sostegno fin dal grembo materno. Tu m'hai tratto dal grembo di mia madre. A te va sempre la mia lode. Noi riconosciamo che il Signore ci ha dato la vita. Amen. Ed Egli ci ha preservati sin dal grembo materno. Ed Egli si sta prendendo cura sin dal grembo materno di ciascuno di noi. E sicuramente questa consapevolezza, questa certezza che i nostri cuori ci dà una grande forza, un grande coraggio. Quando siamo nati non avevamo nessuna indipendenza.
dal punto di vista proprio fisico, non potevamo gestirci, parlo quando siamo appena nati, per alimentarci, per preparare qualcosa per il nostro fabbisogno, per vestirci. Avevamo bisogno che qualcuno ci accudisse, che qualcuno si prendesse cura di noi. Sono state forse le nostre forze, è stata forse la nostra abilità a farci superare la parte della fascia di età infantile. Abbiamo avuto bisogno, vero? Che qualcuno ci accudisse, che qualcuno ci aiutasse, che qualcuno ci aiutasse a crescere. Il Signore non è mai venuto meno nella nostra vita. E si è usato di altri. Si è usato di qualcuno. Ma il Signore ha portato avanti l'opera sua nella nostra vita. E noi lo riconosciamo. Il salmista credo che non fosse così non consapevole che sono stati i suoi genitori ad allevarlo, vero? Era consapevole. Però la lode che esprime il salmista è verso Dio, perché sa che Dio in realtà è colui che ci dà la vita e si prende cura giorno per giorno, sin dal grembo materno, si prende cura della nostra vita. Poi si arriva alla giovinezza, faccio qualche tappa molto velocemente. La giovinezza è il momento in cui ci sentiamo forti, vogliamo le nostre indipendenze, vero? Arriva soprattutto l'età dell'adolescenza. Io voglio gestire la mia vita, mi so gestire da solo, sono forte, non ho bisogno più di nessuno. Da adolescenti si inquadrano i genitori come già persone vecchie, di un'altra generazione, che non capiscono le cose, che non è possibile avere un rapporto anche, diciamo, confidenziale per poter magari confidare qualcosa. E in questa situazione, in questa condizione, si rischiano di fare tremendi errori, gravi errori. La parola di Dio consiglia proprio a chi è giovane, e tra di noi ci sono anche dei ragazzi, dei giovanissimi. Primo Timoteo 4,12: nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. La parola di Dio non è rivolta solo per alcuni, ma per tutti. Amen. Essere giovani è sicuramente una caratteristica molto importante. In ogni parte in cui ci troviamo a svolgere la nostra vita, quindi lavorativa, sociale, familiare, ma anche in chiesa, i giovani sono quella marcia in più, hanno delle caratteristiche che noi più anziani, più vecchi vorremmo avere, che abbiamo perso, e quindi hanno delle caratteristiche particolari. Quando ad esempio un'azienda cerca solitamente qualche operaio, si cerca sempre di mirare verso i giovani, perché sul giovane punta, è pronto a investire, perché può dargli la sua forza, la sua energia, la sua vitalità, ma poi ha anche un percorso lungo davanti a sé. Per questo, fratelli e sorelle, coloro che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno frutto.
ancora frutto nella vecchiaia. Questo ancora dà proprio il senso di qualcosa che è continuativo, vero? Ancora. Proprio ieri, ed è questo, diciamo, il motivo per cui poi mi sono soffermato su questi versi, ascoltavo un documentario così rapidamente, velocemente, era molto breve questa notizia televisiva, dei ciliegi in Giappone. C'era una bellissima fioritura, sono molto belli i ciliegi quando fioriscono, di colore rosa, e si diceva che attraverso una certa cura sono arrivati a far portare frutto a questi alberi. Una volta si fermavano a 50-60 anni di età, adesso addirittura sono arrivati a 100 anni e continuano a portare del frutto. Noi come credenti, fratelli e sorelle, non dobbiamo mai rassegnarci, mai pensare che non siamo più utili per la causa del Signore. Non dobbiamo arrivare a pensare che c'è un prepensionamento cristiano, non esiste, non c'è un pensionamento cristiano. Dobbiamo sentirci tutti pienamente coinvolti e dobbiamo sapere che questa è la volontà di Dio, questo Dio desidera. Dio ha aspettato fino che Abramo compisse 100 anni per fargli realizzare quello che era l'irrealizzabile, per fargli comprendere che pur senza forze fisiche, pur senza quegli elementi naturali per poter avere un figlio tra lui e Sara, il Signore era potente per concedergli grazia di portare frutto anche a tarda età. A Dio niente è impossibile. La sfida è proprio questa, quella di portare frutto in condizioni estreme, in condizioni in cui non ci sentiamo più all'altezza, non sentiamo più che abbiamo forze necessarie per poter continuare a servire il Signore. Eppure, fratelli e sorelle, io apprezzo, ammiro tanto vedere fratelli e sorelle che puntualmente, ad esempio, anche in condizioni di pandemia, anche in condizioni di invernali, ho visto fratelli, sorelle di tarda età, evito di dire vecchi, di tarda età, che hanno frequentato sempre i culti, che non sono mai mancati il mercoledì, mai. Fratelli e sorelle che hanno avuto anche degli impedimenti fisici, quindi non hanno potuto partecipare in presenza ai culti, ma che hanno pregato, che pregano, e che quando li senti, la prima cosa che ti dicono: io sto pregando per te, per la Chiesa. Gloria a Dio per questo, fratelli e sorelle. Questo mi dà davvero incoraggiamento ed è un esempio per me nel poter vedere come Dio fa sentire il bisogno, la necessità. E spero che questa condizione, questo sprono, questa spinta che sicuramente i nostri anziani hanno, possano raggiungere tutti quanti noi, fratelli e sorelle. Amen. Ezechiele 47,12: presso il torrente, sulle sue rive, da un lato e dall'altro, crescerà ogni specie di alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno, il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese faranno frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario. Quel loro frutto servirà di cibo e quelle loro foglie di
medicamento. Molto importante se vogliamo continuare ad essere alberi piantati nella casa del Signore e appunto stare alla presenza di Dio, stare in comunione col Signore. Quando noi viviamo in questa condizione, quando noi stabiliamo questa forte relazione col nostro Signore, beh, allora questo frutto uscirà, si vedrà, si noterà e sarà di benedizione per quanti potranno vedere tutto questo, per quanti saranno incoraggiati da tutto questo. C'è una storia che mi veniva in mente, quella di Roboamo, e nel suo inizio di governante, mentre si accingeva così a regnare su Israele, Roboamo, discendente di Salomone, commise un grave errore. Un grave errore che la parola di Dio sintetizza in questo modo. Egli, davanti a un bivio, davanti a una scelta che doveva fare per il suo regno, siccome c'erano grandi lamentele perché il peso delle tasse, il peso dell'oppressione di Salomone si era fatta pesante, si era fatto pesante sul popolo, Roboamo cercò dei consigli e andò dai giovani e dai vecchi. Ma c'è scritto che Roboamo rifiutò il consiglio dei vecchi e ascoltò il consiglio dei giovani. Per questo fece un grave errore e tutto gli ritornò contro. Sappiamo molto bene la storia. Il regno di Israele si divise nel regno del nord e nel regno del sud. Si ribellarono all'atteggiamento che ebbe Roboamo. Il consiglio dei vecchi fu quello di rimanere umile, fu quello di non forzare la mano sul popolo, mentre il consiglio dei giovani fu totalmente l'opposto. Fratelli e sorelle, in ogni età noi possiamo dare un prezioso contributo per la Chiesa. Noi possiamo dare un prezioso contributo nella famiglia, nella società in cui viviamo. Non trascuriamo quello che Dio può fare anche verso di noi, per noi e per mezzo di noi. Un'esortazione che ci dà la parola di Dio è ad avere appunto questo profondo rispetto e a riconoscere che la tarda età, chi è più vecchio, chi ormai può essere definito vecchio, non è un sinonimo di colui che debba essere messo da parte, di colui che ormai ha finito il suo corso, di colui che ormai o di colei che non conta più nulla, non ha più nulla da offrire. Non è per niente vero tutto questo. Alla luce della parola di Dio, il Signore si continua a prendere cura dal grembo materno fino alla nostra vecchiaia ed Egli nello stesso modo fa portare del frutto a tutti coloro che sono piantati nella casa del Signore. Levitico 19:32: alzati davanti al capo canuto, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio. Io sono il Signore. Non c'è un'età, non c'è un momento, non ci sono circostanze che debbano farci sentire inutili, fratelli e sorelle, che debbano farci capire che forse è il momento di rassegnare dimissioni, di gettare la spugna, di non essere più in grado di fare questo e quest'altro. È vero, sicuramente quando le forze iniziano a venir meno, certe cose dal punto di vista fisico non possiamo più realizzarle, ma chi ci impedisce di pregare il Signore?
Chi ci impedisce di sostenere il popolo di Dio attraverso la potenza della preghiera? Chi ci impedisce di dare un consiglio saggio, di essere una guida per le nuove generazioni? Chi ci impedisce invece di ritirarsi, di sentirsi coinvolto, per dare un consiglio saggio, per dare un incoraggiamento? Il Signore possa davvero liberarci da ogni inganno, da ogni pensiero che possa arrivare dalla nostra mente, dal nostro cuore. Portano ancora frutto, come a dire: nonostante tutto, queste piante, questi alberi portano frutto. Isaia 46,4: fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizie io vi porterò. Io vi ho fatti, io vi sosterrò. Sì, vi porterò, vi salverò. Questa è una promessa che il Signore ha fatto al suo popolo. Ed è una promessa che vogliamo raccogliere tutti quanti noi, fratelli e sorelle, perché il Signore è fedele. E noi sappiamo che se il Signore ha fatto una promessa, Egli la manterrà. Quello che ci chiede il Signore è di continuare ad avere fiducia in Lui. Amen. Quello che ci chiama il Signore a fare è di essere alberi piantati nella casa del Signore, di avere comunione. Man mano che avanza l'età, forse aumenta quel livello di preoccupazione o di disagio nel pensare che non possiamo compiere più certe cose, non possiamo essere chiamati più a fare questo, a fare quest'altro. E se non l'abbiamo potuto fare prima, non lo potremo fare tanto più adesso. Tanti ragionamenti, fratelli e sorelle. Impegniamoci nell'amare, nel servire il Signore. Impegniamoci nell'essere come alberi piantati nella casa del Signore. Il frutto non è qualcosa che esce per operosità della pianta o dell'albero. Il frutto nasce spontaneamente. Non c'è un'opera, un lavoro che compie, o un'azione che compie la pianta, l'albero, ma c'è un processo. Per l'albero è importante che riesca ad attingere dalle sue radici a una fonte d'acqua, riesca a essere piantato in un buon terreno, un terreno fertile, riesca a ricevere quel calore, quella luce necessaria per poter continuare a portare del frutto e quindi ad avere la forza per poterlo fare. Sono caratteristiche queste che il Signore chiede a ciascuno di noi. Non è la nostra operosità che fa portare del buon frutto, ma l'essere alla presenza di Dio, lo stare in comunione col Signore, il cibarci della sua parola, l'essere dissetati da questa acqua fresca, da questa fonte che scaturisce in vita eterna. Ricevere la luce di questa parola ci permette di continuare a portare del frutto alla gloria di Dio. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle? Fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizie io vi porterò, io vi ho fatto, io vi sosterrò, sì, vi porterò, vi salverò. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Benedetto tu sei, o Eterno, gloria al tuo nome, Gesù. Meraviglioso tu sei, Signore, gloria al tuo nome. Alleluia. Alla presenza del Signore tutte le generazioni si incontrano.
Alla presenza del Signore nessuno è escluso dalla sua benedizione. Alla presenza del Signore ognuno di noi può portare il suo frutto alla gloria del nostro amato Signore. Vogliamo confidare in Lui questa mattina. Vogliamo chiedere di essere coinvolti nella sua opera. Vogliamo chiedere al Signore di non farci vincere da strani ragionamenti. Il Signore è fedele. Egli va al di là di quelle che sono le nostre qualità psicoattitudinali, le nostre qualità fisiche. Egli va al di là di quelle che sono le nostre sofferenze fisiche. Egli va al di là di quelli che sono tutti i nostri limiti, perché Egli è fedele. Una cosa sola chiedo, e quella ricerco: che io dimori nella casa del mio Dio. Vogliamo desiderarlo con tutto il cuore. Il Signore farà tutto il resto. E se Egli è colui che finora si è preso cura della nostra vita, abbi fede, abbi certezza nel cuore che lo continuerà a fare fino all'ultimo istante della tua vita. Io vi porterò fino alla vostra vecchiaia. Gloria al tuo nome, Signore. Benedetto tu sei, Gesù.